settimana un po' particolare, è iniziata con la vittoria del campionato contro il Cesena. Ieri un appuntamento speciale con le ragazze, mi ha tolto energie mentali per preparare meglio per una trasferta delicata. No, anzi, le trasferte sono tutte delicate. Se giochi con l'ultima in classifica è delicatissima, se giochi con la prima è uguale, quindi non ci sono trasferte che non siano delicate. La settimana è iniziata bene con la vittoria contro Cesena, è proseguita altrettanto bene comunque. Abbiamo lavorato un giorno in meno rispetto agli avversari, ma questo non ha preclusso assolutamente nulla. Ieri è stata una bella giornata trascorsa assieme alle ragazze calcio femminile, assieme allo staff, quindi è bello. Però la concentrazione che c'è per affrontare la partita di domani rimane, anzi, si deve andare a Salerno convinti di poter fare il risultato. Ma questo è nelle nostre corde, quindi sappiamo che non è facile, ma sappiamo anche che possiamo portare a casa punti importanti. Salerno, tra l'altro, è stato preso in servizio questo ultimo punto, a parte la prima partita con 5 minuti, perché era finito il suo primo punto, la prima volta che il Brescia è diventato, non è stato un caso isolato, perché il Brescia ne fa 6 volte finora, ha risultato da un gol di lo svantaggio iniziale, tutte 2 vittorie e 4 pareggi. Si può dire che è stata una svolta la partita di andata, oppure vi ha fatto capire o ci ha fatto capire che comunque la squadra aveva tutte le carte in regola per fare un buon campionato. Sì, peccato che in quella partita ci siamo poi alla fine fatti rimontare anche noi, quindi sì, è stato l'inizio di tutto, abbiamo capito che potevamo giocare contro tutti allo stesso modo, che la Salernitana pur venendo da un campionato vinto, quindi un grande entusiasmo, veniva anche da una vittoria importante nel derby, è venuta a Brescia e comunque ha sofferto, l'abbiamo messa alle corde. Sia in 11 contro 11 che poi in 11 contro 10 dopo l'espulsione di Moro. Sicuramente meritavamo di vincere, però questo ci deve far pensare tanto perché loro hanno dei giocatori importanti, giocatori che possono sicuramente decidere la partita. Qui tra l'altro stanno anche attraversando in questo momento non felicissimo, allora dobbiamo aspettarci una squadra agguerrita, arrabbiata e tutto il resto. Giocano in casa, vogliono fare bene, però ripeto, di contro ci siamo noi che stiamo benissimo, che abbiamo un'ottima posizione di classifica e dobbiamo cercare di consolidarla appunto in questo anticipo di domani sera. Dal punto di vista in trasferta mi sembra che a dicembre siete migliorati molto, avete preso solo 22 gol se non sbaglio su 3 trasferte, ne avete fatti 4 e Sì, fa parte di questo nostro percorso, no? Che abbiamo un po' altalenato qualche risultato all'inizio campionato, abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo anche perso, a volte anche male, però c'era sempre la ricerca appunto di un equilibrio importante in trasferta che abbiamo raggiunto poi negli ultimi mesi, negli ultimi 2 mesi credo, abbiamo fatto bene nelle ultime trasferte, sia a Chiavari che a Vicenza e a Bari, quindi bene, dobbiamo continuare così, sappiamo che non è facile, però la squadra ha capito tante cose, sa come deve muoversi, quali sono i momenti in cui possiamo accelerare, quali sono i momenti in cui magari dobbiamo invece non farlo, dobbiamo gestire. Poi le partite sono un po' così, no? A sé stante, insomma, ogni partita ha una storia e quindi bisogna vedere quello che succederà domani, però il salto, diciamo, della nostra squadra a livello di maturità, di maturazione proprio anche nei singoli giocatori è avvenuto ed è ancora in corso comunque. Indipendentemente dai nomi, la classifica sta proprio a dimostrare quello, non so più il punto di differenza tra il Brescia e la carta, ma comunque di noi siamo giocatori della categoria. Qual è che, anche secondo te, si preparerà tatticamente in un modo ottimo e assolutamente sorpreso? C'è qualcosa di che tatticamente preoccupa come si fa dell'Asia di tanto? Cosa preoccupa No, di più? tatticamente la tattica è un discorso secondario.
tutto quello che c'è prima della tattica è molto più importante. E parlo di atteggiamento, di convinzione, di motivazione, di aggressività, di voglia di vincere, gli obiettivi, e quindi di preparazione mentale alla gara, preparazione che non sia tattica. La tattica poi è importante quando vai in campo e trovi un equilibrio sostanziale delle due squadre, e quindi a livello tattico diventa importante ragionare in una certa maniera. Ma se c'è troppo strapotere di una squadra rispetto ad un'altra, a livello proprio motivazionale, di aggressività, a livello fisico, la tattica conta poco. Quindi noi la prima cosa che dobbiamo pensare è questa qui, dobbiamo essere motivati, dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo avere una ferocia agonistica importante, dobbiamo avere fame, così come abbiamo dimostrato, e poi la tattica ci aiuterà, così come anche le giocate individuali ci dovranno aiutare. E loro sono una squadra che comunque era partita per altri obiettivi, si trovano in difficoltà, nonostante appunto, come dicevi tu, i nomi importanti, però i nomi non fanno classifica. Magari si sono, non so, hanno avuto qualche problema di risultato, questo magari non ti fa stare benissimo, e poi un po' di sfortuna, un po' di situazioni negative, troppe chiacchiere, un po' di pressione, una squadra che mancava da qualche anno in B, dopo tanti sacrifici fatti alla società, magari questo magari ti può far giocare in maniera un po' così, no? Disordinata, e quindi magari un po' di confusione. Però ripeto, è una squadra importante, con un allenatore importante, e che domani darà il meglio di sé, secondo me. In uscita col Cesena, al di là magari del primo tempo dove avete magari palesato qualche difficoltà, quello che è emerso ancora una volta è la grande atipicità della sua squadra. Tra le altre cose, soprattutto nel finale di partita, quando magari i dati cadono, voi riuscite a mantenere un livello alto. E questo può essere un valore aggiunto per il resto del campionato, per il futuro del ritorno. Ma io devo secondo me, tra virgolette, un po' difendere la squadra da questo, perché magari uno parla, siamo abituati magari ad avere il pallino del gioco in mano, quindi abituati tra virgolette bene. Cesena nel primo tempo non ci ha messo in difficoltà per occasioni create, perché loro hanno creato un'occasione con Juric di testa, e poi l'episodio del gol, perché è un episodio, perché noi gli abbiamo concesso un tiro da fuori, purtroppo non coperto il nostro difensore. Azione da gol del Cesena non è più vista. Mentre non abbiamo fatto due tre azioni importantissime, l'incrocio dei pali di Morosini, il colpo di testa di Mancini, altre azioni importanti. Quindi se parliamo di palleggio, di come si è tenuto il campo, chi ha avuto le redini, forse un po' loro. Come secondo tempo non c'è stata partita. Sì, è vero, forse siamo stati anche aiutati dall'espulsione, ma noi abbiamo anche giocato in 10 contro 10 un sacco di partite, abbiamo fatto sempre benissimo. Noi nel secondo tempo abbiamo creato 6 palle gol nitide. Abbiamo 6 palle gol, traverse, parate del portiere, salvataggi sulla linea, gol fatti, rigore che c'era tutto, quindi lo confermo dopo averlo visto, rigore assolutamente nettissimo, rigore inesistente quello del Cesena, espulsione giustissima di Molina, quindi tutte cose che hanno creato delle polemiche, ma forse per giustificare un atteggiamento da parte di alcuni giocatori del Cesena che magari la società voleva giustificare. Noi non l'abbiamo mai fatto. Noi non l'abbiamo mai fatto nei confronti dei nostri giocatori. Nel momento in cui sono stati espulsi, hanno fatto qualcosa che non andava, ieri ho pagato una multa. Nonostante la sua espulsione, è stata un'espulsione decisa da Maresca, e Maresca, anzi, secondo me bisogna vedere le partite a 360 gradi. Noi, ripeto, abbiamo sofferto che non abbiamo tenuto il pallino in gioco nel primo tempo, nel secondo, probabilmente anche aiutati dalla superiorità, okay. Ma noi eravamo in svantaggio di 1-0, 45 minuti, fare due gol e altre 5 palle gol non è facile, anche in 10, soprattutto contro il Cesena, una squadra forte e organizzata. Come occupa affrontare questa partita dopo aver passato una settimana leggendo pezzi, magari soprattutto quotidiani in cui il titolo è il Brescia quarto scontato dal Napoli? A parte che non l'ho letto, Era grosso così. ma io credo che le squadre debbano pensare a risolvere i loro problemi e non pensare che abbiano perso per gli arbitri. Perché
perché se pensi che tu hai perso per l'arbitro, la prossima magari non la vinci uguale. Gli arbitri hanno fatto bene, secondo me, ogni tanto hanno sbagliato a nostro favore, ogni tanto contro di noi, ma non dobbiamo parlare di questo. Credo che l'atteggiamento che noi dobbiamo assumere nei confronti degli arbitri deve essere un atteggiamento sereno e tranquillo. Ci può stare che durante la partita c'è una mini protesta, ma poi deve finire tutto lì. Noi tutto quello che abbiamo lo abbiamo sudato, ma tanto, molto più di altre squadre. Probabilmente, non lo so, qualcuno la vede così e io rispetto quello che pensano degli altri, ma non lo condivido, e quindi c'è il rispetto ma non la condivisione di quello che si dice. Tra l'altro non l'ho assolutamente letta. Poi vorrei andare anche a vedere i rigori dati a noi, i rigori dati a noi, perché noi in una partita entriamo normalmente 15-20 volte nel rigore e succede che facciano falli. Non c'è stato un rigore dato a noi che non sia stato super netto, assolutamente. Tutti quanti i rigori dati a noi sono stati netti, non ci è stato mai regalato nulla. Ci hanno espulso 4-5 giocatori, ammonizione a raffica, come è giusto che sia quando ci sono. Quindi sì, hanno polemiche inutili che ti fanno perdere energia. Noi non dobbiamo perdere energia invece parlando di arbitri, di quello che succede nelle altre squadre. Guardiamo a noi, scortati degli arbitri, noi non siamo sicuramente. Chiedo se il team è questa trasferta, perché tutto sommato è un unico, nel senso che quest'anno vi siete mai trovati andare a giocare sul campo di una squadra con l'acqua veramente alla gola. Cioè, sì, penso Vicenza non veniva da 6 partite senza vittorie, d'accordo, però non vi ha messo, anche non dico la trasferta, però non vi ha messo così male come la Salernitana. Questo può essere un problema in più per voi. No, noi non dobbiamo pensare a questo. Noi dobbiamo pensare che la Salernitana è una squadra che gioca il suo calcio, un buon calcio, che ha degli uomini importantissimi, che possono risolvere partite anche equilibrate. Noi non possiamo pensare che loro siano all'ultima spiaggia, che siano penultimi in classifica. Questo non può esistere. Noi dobbiamo andare a Salerno con la convinzione di andare a vincere e comunque di giocare la partita per vincerla. Poi ci atteniamo a quello che è il giudizio del campo, però si deve andare lì non pensando ad altre cose se non appunto a preparare la partita per vincerla, perché altrimenti disperderemmo energie fondamentali che ci servono poi in campo. Nel mondo del calcio in questi giorni, in queste ultime ore, si parla tanto di quello che è successo tra Sarri e Mancini. Le chiedo da allenatore un giudizio anche lei su quello che è successo. No, beh, secondo me l'errore è stato fatto da parte di tutti e due. Naturalmente Sarri ha detto delle cose che non vero, gli ha detto in campo, Mancini ha denunciato questo, non lo so. L'unica cosa che a me non piace è che in queste situazioni escono fuori perbenisti e moralisti, e questo non mi piace. Organizzano trasmissioni dove si parla solo di questo, invece il calcio è più tutt'altra cosa. Naturalmente la risonanza che ha il calcio è pazzesca, e soprattutto in una partita tra Inter e Napoli, quello che si dice viene amplificato, enfatizzato in maniera esasperata. Non conosco Sarri, so che non è assolutamente una persona, so che è una persona fantastica, una persona educatissima, poi di sbagliare capita a tutti, soprattutto in quei contesti. Non bisogna farne un dramma, secondo me. E ripeto, quando escono fuori i moralisti e i perbenisti in queste situazioni, vorrei andare a guardare gli armadi che hanno a casa. Tra i singoli la rifinitura è tutto ok, c'è qualcuno invece che ha dei problemi, c'è qualcuno che so che ha come dato un po' di Sì, è problemi. andato nel convocato perché sta male, ha febbre, e quindi niente, poi per il resto hanno in mente, sì, è tutto Castellini è a posto. recuperato. No, Paolo no, ma Paolo già non c'era inizio settimana. Un problema che deve risolvere. Quindi 20 convocati, per il resto, a parte Gheio, Castellini e Achmedat. A proposito di Andrea Bue, si dice che tra l'altro di Bretagna si dice che lei si è finita sotto qui più di un osservatore. Non so, ti chiedo se ti fa piacere questa cosa evidentemente. No, ma siamo solo dei discorsi. Ma può fare piacere sicuramente, ma io penso al Brescia. Ma lo dico non perché devo dirlo, ma lo dico perché lo sento, perché
voglio fare bene qui, voglio completare questo lavoro che ho iniziato quest'anno e probabilmente proseguiremo anche l'anno prossimo, quindi sotto questo aspetto siamo abbastanza tranquilli. Non ci sono trombe, non ci sono squilli che mi possono distrarre da quelle che sono, da quello che è il Brescia in questo momento. Io penso solo alla squadra, penso ai ragazzi, penso a fare bene, a continuare così. Distrazioni per me non esistono, nemmeno, ripeto, se venissero a suonarmi la campanella a casa mia. Qui c'è No, ma noi con la società siamo rimasti che ci una notizia, vediamo prossimamente, magari in primavera, ma non per discutere l'eventuale, per discutere qualche cosina, magari programmare qualcos'altro per l'anno prossimo. Ma dobbiamo prima centrare gli obiettivi. La mia conferma non passa attraverso gli obiettivi, cioè, può essere che facciamo prima, facciamo dopo. Però il direttore è stato chiaro, io sono stato abbastanza chiaro. Non è il momento di sprecare energie e parlare del mio contratto, perché ripeto, il mio contratto è l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare, l'ultima cosa. Ci sono tante altre cose più importanti a cui la società deve pensare e che io devo pensare. Arrivederci. grazie.